E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Oh, ed eccoci qui con un altro pezzo, non è un action figure come vedete, ma più che altro un set. Per la linea Metal's Diecast, prodotta già da Toys, abbiamo tra noi la Batmobile e il Batman direttamente dalla mitica serie animata. Ecco qui la confezione, veramente fighissima, secondo me. Questo è uno dei pochi oggetti che andrebbe esposto proprio con la confezione. Guardate che figata con lo sfondo di Gotham. Poi si vede appunto tutto l'interno tramite la vetrina. E già si può intravedere che la Batmobile è veramente, veramente ben fatta. Questo qui è un lato della confezione ancora con la vetrina. Questo qui è il retro. Ci fa vedere questa fantastica feature. Credo che forse questa sia una delle poche Batmobile appunto che possa fare questo, se non l'unica. Forse qualche modello molto molto costoso potrà fare cose del genere, ma su modelli diciamo più economici tipo questi non avevo mai visto qualcosa del genere. Questa comunque è la parte superiore, parte inferiore. Ragazzi, vi ricordo che fino alla fine di questa settimana sul sito è attivo questo sconto con il codice ARA20, appunto riceverete uno sconto del 20% su qualsiasi figure disponibile e nel caso anche su questo set. Quindi affrettatevi perché il tempo sta scadendo per utilizzarlo. Il mio sito naturalmente è sulla scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione. Andiamo subito a vedere la nostra figure, il nostro set, la nostra Batmobile fuori da essa. E allora ragazzi, eccoci qui con il nostro set fuori dalla confezione, diciamo a metà. Perché? Perché ho sperimentato sulla mia pelle con il set della Batmobile dell'89, sempre già da Toys, che se qualcuno toglie questa Batmobile, il personaggio da questo set, è veramente difficilissimo rimetterli sopra. Siccome che io voglio tenere la mia copia appunto esposta proprio su questo set fissa, preferisco farlo vedere così, tanto si vede tutto perfettamente. Perché è difficilissimo, ragazzi? Perché come vedete la Batmobile e anche la minifigure sono avvitate proprio, guardate, tramite delle viti, e poi è veramente difficile rimetterle proprio come stanno adesso. Quindi preferisco non toglierle proprio, ragazzi. Tanto ripeto, si vede tutto. Qui ci sono questi gommini che proteggono appunto le punte della Batmobile, li rimuoviamo così possiamo vederla in tutto il suo splendore. Ma prima focalizziamoci sulla minifigure di Batman, ragazzi, che come vedete non è niente male. Guardate che figo con questa espressione, con denti stretti, addirittura impugna il Batarang, e poi fantastico anche questo painting argentato. Diciamo che ovviamente non è così il costume di questo Batman, però lo differenzia un po' dai soliti, da tutte le altre versioni, diciamo, e gli dà anche un bel tocco vintage. Guardate il mantello in plastica morbida, che purtroppo non è posabile, sarebbe stato figo magari posarlo in qualche modo in questa posizione. Bruttissima la scritta, purtroppo c'è, che c'è all'interno del mantello, però comunque è coperta da Batman, vedete, almeno visto in questa posizione. Comunque vedete, anche il simbolo è scolpito veramente bene, e il Batman stesso è fatto in diecast, è fatto in metallo, a parte, vedete, alcune parti che sono fatte in plastica morbida, ma il corpo centrale e le gambe è in metallo. Questa è veramente una figata. Bellissimo questo Batman. Misuriamo, diciamo, l'altezza del Batman, già che ci siamo. Siamo praticamente sui 4 centimetri e mezzo, quasi 5, ovvero 2 pollici. E ora ragazzi, focalizziamoci sulla Batmobile. Comunque lo sfondo anche veramente fighissimo. Come vedete, è fatta in questo painting nero opaco, proprio come dovrebbe essere. Naturalmente ragazzi, tutta la Batmobile è fatta in metallo, quindi il set ha veramente un bel peso. E come abbiamo visto sulla confezione, si può aprire questa parte qui. Guardate che figata! Rivela il motore interno della Batmobile. Questo è fatto invece in plastica, si sente proprio al tocco, ma è veramente qualcosa di spettacolare poter vedere l'interno di questa Batmobile, la serie animata. È una feature molto molto particolare che rende questo pezzo abbastanza unico. Comunque vi faccio vedere anche la Batmobile sotto altre angolazioni. Qui ci sono le luci fatte in questa plastica trasparente arancione. Abbiamo le ruote, anche queste fatte molto molto bene, e come vedete girano senza alcun tipo di problema. Qui ragazzi c'è la cabina, è difficile vedere all'interno.
Ecco, questo è il massimo che riesco a farvi vedere, ragazzi, anche il massimo che riesco a vedere io a occhio nudo, sinceramente. Come vedete, all'interno c'è anche del painting sui pannelli di controllo, quindi c'è anche il volante, ci sono i sedili. Però, ragazzi, è difficilissimo vederlo, sto cercando di fare luce anche col telefono, tra riflesso e, diciamo, anche il vetro che è abbastanza scuro, è molto molto complicato. Peccato che non si apra la cabina. E ora, ragazzi, continuiamo a vedere i dettagli della Batmobile. Scusate per il cartone. Ecco qua la parte posteriore, a dir poco iconica, l'abbiamo vista mille volte nella sigla. Che figata, con il reattore centrale, con questo painting rosso. Poi qui abbiamo, diciamo, le altre marmitte, veramente veramente ben fatta. L'altro lato non ve lo posso far vedere, ma è assolutamente identico a questo lato, ovviamente. E quindi, ragazzi, abbiamo visto insieme anche questo set, secondo me veramente una chicca, in particolare per il prezzo molto molto basso. Per tutti gli amanti della serie animata che cercano qualcosa di veramente iconico, cioè Batman e la sua Batmobile, ragazzi, secondo me questo è proprio un set da avere. E ripeto, secondo me la cosa più figa è proprio lasciarlo così. Magari si potrebbe anche, per esempio, togliere questa parte di cartone in più tagliandola, togliere anche questa ed esporre solo questa parte qui, anche senza bisogno della confezione. Però ovviamente la confezione aiuta anche a proteggerlo dalla polvere, comunque c'è una bella vetrina che lo mette in mostra. E allora, ragazzi, il video finisce qui. Scusate se non l'ho tolto da qui, ma vi ho spiegato i miei motivi, ma mi pare che abbiamo visto appunto i particolari nel dettaglio, come al solito, anche tenendolo fisso lì. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo set con un commento qui sotto, lasciate il like se questo video vi è piaciuto. Vi ricordo l'ultima volta del codice sconto ARA20, che se usato nella sezione coupon del mio sito, che trovate nella scheda lì in alto, vi darà diritto ad uno sconto del 20% solo e soltanto fino alla fine di questa settimana, quindi fino a domenica. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da questo fantastico set, e collezionate sempre